La situazione della scuola in Puglia è ormai paradossale. Il presidente Emiliano qualche giorno fa chiude tutte le scuole dicendo che è necessario dal punto di vista sanitario che questo venga fatto. Soltanto qualche ora fa l'assessore all'Opalco preannuncia già una parziale riapertura. Le mamme, i papà, i dirigenti scolastici, gli insegnanti non ci stanno capendo più nulla. Questa cosa preoccupa loro e preoccupa tutti quanti noi, perché se è vero che c'era un dato scientifico, medico, alla base di quella ordinanza, non capiamo perché improvvisamente, dopo le polemiche importanti di questi giorni e gli scontri anche col governo nazionale, in particolare con la ministra Azzolina, l'assessore Lopalco improvvisamente parla di riapertura. Se non c'è una base scientifica, medica, questo è grave. Questo ci porta a dire che la gestione è improvvisata o appare sicuramente improvvisata. E siccome stiamo parlando della salute dei pugliesi, della salute in particolare dei ragazzi, dei bambini che vanno a scuola, questa cosa richiede un intervento serio. Per questo chiediamo e abbiamo chiesto al governo di sovrintendere l'attività dell'assessorato alla salute della Regione Puglia e a guardare anche con attenzione all'ipotesi di un commissariamento.